Stiamo preparando la zuppa di Pasqua, è un piatto tradizionale del Teramano. Possiamo dire nella nostra famiglia, questo piatto ha origini molto lontane, noi lo ricordiamo preparato dalla nostra nonna, nonna Rosaria, e poi tramandato alle figlie, alle nuore e ai nipoti. Gli ingredienti che vedete sul tavolo, sono sufficienti per preparare una zuppa di Pasqua per quattro persone, insomma zuppa abbondante naturalmente. Gli ingredienti sono, il filetto di lonza, pane raffermo tagliato a fette, le uova, il brodo di gallina o di tacchino, la mozzarella e il parmigiano. La preparazione inizia in questo modo: si prendono delle uova, si rompono in un vassoio, si sbattono bene quattro uova. Dopo aver sbattuto le uova, si vengono prese le fette di pane precedentemente tagliate e bagnate nell'uovo sbattuto. Da tutte e due le parti vengono bagnate le fette, sistemate nella pentola. Un primo strato di pane bagnato con le uova. La mozzarella tagliata a dadini viene messa nel primo strato, quindi fatto di pane bagnato con le uova e insieme viene anche messo il lonzino tagliato in quattro pezzi, insomma. Il consiglio è di fare quattro strati di pane bagnate nell'uovo con mozzarella, lonza e parmigiano ad ogni strato. La preparazione della zuppa è finita. L'ultimo atto è mettere il brodo bollente nella pentola, portarla sul fuoco un 10 minuti, un quarto d'ora ed è pronta per essere mangiata. La zuppa La zuppa è in tavola. A tavola. Buon appetito a Buon appetito. tutti. Ciao, Ciao Rosemary. ciao.